In tempi di coronavirus molte attività sono in crisi, ma non certo i truffatori. Anzi, alcuni di questi hanno colto l'occasione per mettere a segno nuove truffe, in modo particolare nei confronti di persone anziane, spacciandosi per operatori del comune che vogliono controllare l'impianto di distribuzione dell'acqua. A renderlo noto è il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in tal senso da parte di cittadini allarmati. Il sindaco invita tutti a diffidare da questi tentativi di truffa. Mi sono arrivate in queste ore segnalazioni di possibili truffe, persone che chiamano a nome del comune a casa offrendo di controllare la cisterna e l'acqua che potrebbe essere contaminata dal coronavirus. Sono sciocchezze, sono evidentemente truffe, non dovete crederci, dovete prestare attenzione. Il comune non telefona per offrire naturalmente servizi. Il primo cittadino interviene anche in merito alla distribuzione da parte della regione delle mascherine nei supermercati e nelle farmacie del territorio. L'appello del sindaco è a non correre ad accaparrarsele perché questo potrebbe creare assembramenti e poi ce ne sono per tutti. Questo tipo di distribuzione potrebbe creare affollamenti. Per questo mi raccomando, non fate la corsa ad accaparrarvi mascherine perché ce ne sono in abbondanza e la distribuzione durerà per un mese. Inoltre il Comune ha chiesto, insieme ad altri, di poter integrare questo sistema di distribuzione, soprattutto in quei luoghi dove non sono presenti né supermercati né farmacie. E continueremo a portarle direttamente, puntualmente a casa, a tutte quelle persone, penso agli anziani, che non possono muoversi.